Ciao, l'ultima volta che ci eravamo visti qua mi aveva colpito una tua frase che dicevi che ti sentivi a livello degli altri tuoi compagni e sostanzialmente credo che tu l'abbia dimostrato nella tua ultima apparizione, che è stata anche una delle prime, se non la prima, appunto dal primo minuto. Dai, diciamo che comunque è andata bene tutta la partita, ma proprio come squadra, dai, l'importante è che abbiamo vinto, abbiamo portato anche 3 punti, adesso siamo un pochino più tranquilli e affrontiamo questa partita di Bologna appunto andando laggiù e cercando ancora di vincere. Quindi mi preme più sottolineare quello che ha fatto la squadra più quello che ho fatto io, perché comunque è soltanto la prima partita e devo ancora dimostrare tanto. Un ragionamento giusto, per il calcio è uno sport di squadra, però ci sono anche all'interno tanti individui. E da questo punto di vista sarai soddisfatto delle parole di elogio che ha usato per te anche il nuovo allenatore. Sì, diciamo che comunque lui mi ha voluto anche mettere subito alla prova e quindi praticamente mi sono anche sentito un po' in debito con lui perché mi ha dato subito molta fiducia e quindi dovevo in qualche modo cercare di ripagarlo in campo e comunque credo che ci sono riuscito, anche se come ti ho già detto, cioè, devo ancora lavorare molto e migliorare ancora tanto. Prospettive nell'immediato, pensi di averlo convinto di strappare un posto da titolare vicino? No, non credo assolutamente. Qualsiasi sarà, se il mister mi dirà di andare in panchina, andrò in panchina, se mi dirà di andare in tribuna, andrò in tribuna senza tanti problemi. Del Bologna che dire? No, sicuramente è un derby, quindi è una partita importantissima sia per noi che per loro, perché sono punti che valgono molto. Noi con una vittoria, insomma, andremo in una posizione di classifica molto più tranquilla e staccheremo anche il Bologna, quindi andiamo laggiù sicuramente per fare dei punti. Senti, debuttare in Serie A dal primo minuto, perché tu avevi già giocato, ma dal primo minuto si dice da tutti, insomma, che è un po' diversa. Qual è che hai capito che hai detto questa è una settimana buona, visto che poi l'allenatore era nuovo, quindi c'è anche da ambientarsi anche con lui? No, diciamo che sicuramente sono stato anche un po' aiutato dalla squalifica di Gallopa, quindi. Poi no, comunque mi sono allenato bene tutta la settimana e il mister mi ha comunicato che avrei giocato all'una, è venuto in stanza e mi ha detto che comunque avrei giocato dall'inizio e quindi di giocare con personalità, con tranquillità, perché comunque voleva vedermi all'opera, quindi l'ho saputo diciamo 2 ore prima della partita. Ecco, l'arrivo di Donadoni sta forse condizionando un po' anche il mercato del Parma, no? Perché si dice che Santa Croce sia stato fermato, si dicono tante indiscrezioni. Dal tuo punto di vista, prima dell'arrivo di Donadoni, vedendo come andava la stagione, insomma, che era un po' bloccata, un po', avevi fatto qualche pensierino, magari a lasciare il Parma No, per io no, toccare? assolutamente, come avevo anche già detto nella scorsa intervista, sarei rimasto comunque volentieri fino a giugno a Parma, qualunque fosse stato lo spazio che mi avrebbe dato anche Colomba. Quindi no, io rimanevo qua per migliorare, per stare qui con questi giocatori che sicuramente mi stanno insegnando tanto. Nel tuo ruolo, no? Quello insomma, che penso un po' del centrocampo, il Parma ultimamente ha sempre un po' sofferto, vuoi perché Gallop è stato infortunato e ha fatto fatica a rientrare, la stessa cosa l'anno scorso Zemaili che è uscito solo alle ultime partite. Ti ci vedi a prendere per mano un centrocampo così? Visto che la prima è andata bene, si sa che. Sai, diciamo che spero che piano piano comunque riuscirò sempre ad avere più spazio, anche comunque, sempre se me lo meriterò, perché credo che ognuno deve avere lo spazio che si merita. Poi io sono uno che non si tira indietro a niente, non ho paura sicuramente a prendere in mano un centrocampo anche di una squadra importante come il Parma. Certo, adesso ci sono giocatori che sicuramente sono più pronti di me, come Daniele, Morrone, quindi io ho soltanto da imparare da loro. Senti, nella partita con il Siena si è visto un centrocampo da prima a 4 e poi successivamente a 3, 3 centrali soprattutto, e tu eri il centrale dei centrali, mi pare. È forse quella la posizione che prediligi oppure per te un Ma diciamo è cambiamento? la posizione che, con la quale ho giocato più partite nella mia piccola carriera, quindi sicuramente è una posizione che mi trovo molto a mio agio. Ma
comunque adesso mi sto anche adattando a giocare a due, quindi bisogna saper fare entrambe le posizioni. E tu prima hai parlato del derby, hai parlato più che altro di un discorso punti, ma vivete anche diciamo, la rivalità tra le due squadre? Guarda, diciamo, la rivalità nello spogliatoio non si sente tanto questa rivalità, ma si sente comunque la voglia che ha il gruppo di fare bene adesso, di dare intensità alle nostre partite, di dimostrare che siamo una squadra che vale molto di più di quello che adesso sono i nostri punti in classifica. C'è una cosa che non c'entra niente col Parma. Io ho già visto il classico. Sì. A Real o Barcellona? Barcellona tutta la vita. Posto? Grazie.